adesso è un disco al quale ho lavorato veramente a 360 gradi come autrice, produttrice, arrangiatrice, naturalmente coadiuvata da uno staff pazzesco, a cominciare da Luca Mattioni che è il produttore, a Francesca Savini che è la mia manager, ma che comunque ha anche lavorato sotto l'aspetto musicale. È un disco che mi rappresenta molto, è un disco che racchiude tutte le mie anime musicali. È un disco senza pretese se non quello finalmente di fare quello che mi piace veramente. È un disco che non vuole dimostrare niente a nessuno se non proprio la gioia stessa di avere la possibilità di fare questo mestiere, di essere insomma chi sono, la persona che sono diventata grazie a questo mestiere. Sarà sicuramente uno spettacolo, spero sorprendente, non a caso mi sono presa così tanto tempo per organizzarlo, perché ho delle idee molto visionarie, molto particolari, ma allo stesso tempo ho deciso di posticipare così tanto il tour per dare la possibilità, insomma, anche a livello economico alle persone di organizzarsi. Definitiva di 13 brani, in 2 anni e mezzo ho ascoltato una roba come 400 provini, quindi ho ascoltato i brani di chiunque, sia quelli che mi arrivavano dalle case discografiche, dalle case editrici, dagli amici autori, ma anche dalle persone comuni, tra virgolette, che avevano voglia di mandarmi un loro brano. E poi piano piano insomma ho fatto un po' una cernita, ma lo spirito, il fil rouge, no, che collega tutti questi brani è proprio l'amicizia tra me e questi autori, questo raccontarsi anche durante i viaggi, incontri casuali che ci hanno portato poi ad unirci sotto insomma la stessa voglia, però quella di fare un disco diverso diciamo dal solito. Come andata? Benissimo, come sempre.